è sempre un trauma alzarsi presto. Anzi no, non è vero. Oggi ci sta alzarsi presto. Oggi ne vale davvero la pena. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixen e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è il 25 aprile e sto andando nel punto di ritrovo con cui mi devo incontrare con Steca per poi andare a casa della Marty, perché oggi c'è la biciclettata di liberazione, chiamiamola dai, a Spilamberto, un paese vicino a casa mia. Non c'è nessuno in giro, è una figata assurda. Ne faremo di strada oggi. Ed eccomi qua, arrivato nel punto di ritrovo, anzi un po' più avanti, che c'è l'ombra. Ecco qua, adesso aspetto la Gigi e Stica, dovrebbero arrivare a momenti. Ah, Stica è un po' in ritardo perché prima di partire ha forato, cioè non so se ha forato mentre tirava fuori la bici dal garage o perché l'ha usata ieri. Boh, ha cambiato la camera d'aria per fare in fretta. Che sfiga, oh. Oggi Stica, ieri aveva forato Gusta. Magari oggi farò io, così facciamo tris. Spero di no, anche perché sta bici fa schifo. Sono anche contro sole, gente, scusate. Ecco la bici mia, del cazzo. Guardate quanto è sporca. Perché poi non è mia, è di mio fratello. Io sono anche contro sole, non mi si vede. Ecco qua, così mi si vede un po' di più. Ancora ciclisti in strada e di Stica però ancora nemmeno l'ombra. Che poi Stica non sa ancora che io ho fatto 5 minuti di ritardo perché mi sono trovato la ruota della bici smontata in garage. Quindi ho perso tempo a rimontarla. Meno male almeno che non era forata. Di solito quando noi foriamo una bici resta lì per un bel po' di tempo. Adesso vediamo se anche con la 14ª riesco a prendermi una bici fighissima che ho visto su Amazon. Speriamo. Mi manca solo quella da prendere, poi non avrei più spese. Anzi no, ci sarebbero da cambiare i fari della macchina e mettere quelli a LED o allo xenon bianchi, perché quelli gialli non mi piacciono proprio per niente. Dopo lo stereo, i fari allo xenon sono d'obbligo. Stica, dove cazzo sei? Dai, sbrigati. Oh, vedo una felpa verde in lontananza, secondo me è lui. E poi Stica scoprirà in questo video che anche io ho fatto tardi, ma non te lo dirò adesso. Visto male, avevo visto... Sì? Arrivo, metto lo zaino e parto anche io. Avevo visto in lontananza uno con la felpa verde, pensavo che fossi tu, Stica. No, no. Ciao, ciao, ciao. Aspetta che faccio salutare pure la Gigi. Ciao! Ciao! Ho tirato anche fuori gli occhiali da sole. Facciamo salutare anche il tipo. Ciao tipo! Ciao ciao! Anche lui alla biciclettata forse. Adesso stiamo andando a casa della Marty, che ci aspettano penso da 10 minuti. Abbiamo 10 minuti di ritardo per Stica che ha forato. Almeno ho gonfiato tanto le ruote, così non faccio molta fatica. Ciao Simo. Ciao. Dov'è la Marty? Devo prendere le chiavi, che devo prendere gli occhiali. Ah. Mia. Sembri stanca. Sembri stanca. Vedrai che dopo gli passa. Dai, non essere stanca, Marty. Non essere stanca. Sarete alle 2 io. Alle 2? Alle 6, perché mi sono incazzata, mi sono svegliata. Mi sono svegliata incazzato nero. Hai alle chiappe. Lui si è incazzato. Cioè, si è svegliato incazzato. No, mi fa. Ma quanto sveglio tipo? Ah. Adesso tutte le sveglio qua per andare a lavorare. Sei mi sveglie, sono intervalli di 10 minuti dalle 6 del mattino fino alle 7 e mezza. Minchia, di 10 minuti io ne metto di un quarto d'ora e ne ho messe solo 3. Io ne ho messe solo 3 e mi sono svegliato invece. Scusate poi gente se ieri e in sti giorni ho messo pochi video, ma ho in ritardo. Ho avuto tante di quelle cose da fare che non potete capire. Montare lo stereo, poi uscite, lavoro. È stato tutto insieme, per quello ho tardato a fare... a mettere dei video. E stai fermo, zicca, ste cazzo di macchine che non fanno passare i pedoni. Bastardi, guardateli. Sono andate dall'altra parte, la Gigi e la Marty sono là. Comunque sì, è successo tutto in questi giorni e non ho fatto tempo a fare, montare e pubblicare video. Spero di recuperare presto. Un vlog era anche da tanto che non lo facevo, quindi ci sta. Meno male che noi prendiamo le stradine pedonali e tagliamo tutta la strada. Adesso prendiamo la ciclabile, perché noi siamo ciclisti seri, non come quelli che vanno in strada in gruppi da 15.000 e occupano tutto. Ciclista infame, per te solo catrame. In faccia però, hai 50 all'ora. C'è busta? Dov'è busta? Non c'è busta? No! Busta è in ritardo? O è in ritardo o ha capito male? Chiamiamo busta, vediamo se sta dormendo. Dove sei?
Eh? Ma scusa, ma che è dove? È strada. Sei lì che stai arrivando, quello che ti vedo arrivare da... Boh, quello là sembra cadere il casco. Eh? Sto arrivando, Dio. Vabbè, allora ci aspettiamo qua dall'inalca. No? Parla più forte così non se così sentiamo. Arrivo. Va bene. Ciao, Boost. Ciao. Busta col cappellino. Veloce attraversa. Sti bel Busta. Ciao. Ciao. Ok, adesso ripartiamo. Destinazione Vignola. Bravo Busta! Spinamberto, cazzo, volevo dire. Cazzo era? Adesso che hai la bici nuova devi fare il pirata. Bravo. Dai, che rompendo il culo. Il culo? Fatte, muoviti! Non possiamo frenarti e incularti. Ci vediamo a Spilla, gente. Bravi ragazzi. Coglione di merda. Bello il pedonale. Cazzo vuole. Certa gente è proprio malata nella testa. Minchia, c'è già tutta la gente. Pronti a partire, cazzo. Guarda, ci sono i familiari della Gigi anche. Adesso ci andiamo a iscrivere per fare dopo la lotteria. Minchia, Gigi, ma i tuoi stavano proprio quasi in prima fila. I miei sono arrivati quali? Un quarto. Infatti. Noi tre quarti d'ora dopo. Siamo partiti. Partita biciclettata. Ah, le partenze sono sempre lente. Busta ha detto che vuole trovare qualche amica. Sì, è vero, tu vuoi trovare qualche amica. Io ho una dignità, tu dici. Non voglio andare in galera. Ma perché? Mica deve essere per forza la minorenne l'amica. E poi è un'amica. Cioè, un'amica per noi, perché lei non saprebbe che tu sei suo amico. Sì, in poche parole, le amiche sono le tipe con i leggings. Il resto potete immaginare. Le chiamiamo amiche. È quasi un nome in codice, così non ci scoprono. La prossima tappa non sarà la colazione? Ok, ci vediamo lì quindi. Non guardare. Ciao. Tutto buio, ci siamo fermati. Sicuramente per far compattare la fila. E questo non è niente di gente. Dopo ci facciamo un selfie con i sunglasses. Con la mia stecca fica. Adesso facciamo colazione, ci siamo fermati. Bravo Matte. Anche il pandorino. No, la Coca-Cola no, io ho preso il tè al limone. Esatto. Cosa c'è di qua? Il biscottino. Hanno preso tutti i chupa chups. Guardate la fila che si è creata per mangiare. Minchia. Noi invece torniamo dalle nostre bici a mangiare. Che ci sono i camioncini che ci fanno da tavolino, vero Busta? Ecco la mia colazione. Come il marzo? C'è anche il marzo? Ah, quello col riso soffiato, cazzo, non l'ho visto. Io ho preso i biscotti di pasta frolla. Vai, rifornitore di chupa chups. Maurizio. Ufficiale del gruppo. Grazie, grazie. E poi ne ho un altro ancora. Fragola e panna. Questo che adesso è la cola. Adesso andremo da qualche parte, aspettando che gli altri partano. Pronti, andiamo a inizio fila. Si riparte. Siamo ripartiti, proviamo la nuova stecca dei selfie. Stecca ancora non l'avevo usata. La nuova stecca dei selfie. Ce n'hai, giusto. Ce n'hai 20 metri ancora avanti. Anche la Gigi vi ha salutato. Shh. Devo far vedere anche quanta cazzo di gente c'è. Che figata. Presto. Troppa gente. Vabbè, l'ho fatto vedere intanto ora. Dopo che siamo sul dritto si vede meglio. Vi faccio vedere meglio tutta la gente che c'è. Figa, quanta cazzo di gente. Una tipa ha anche salutato qua dietro. Oh oh cavallo. Oh oh, oh, oh cavallo. È bella comoda sta stick. Sta stick. Sta sticca. Seconda pausa, mela e te. Sono molto tirchi, Busta. Me e te. Me e te, invece che mela e te. Una mela non è male, il tè invece è tè infuso raffreddato. Oh. Siamo tornati in centro, gente, e abbiamo fatto l'estrazione e ho vinto. Dopo vi faccio vedere cosa. Adesso stiamo tornando a casa. Stanno anche regalando le Red Bull. Quando mai capita la Red Bull gratis? Cioè, non la bevo da un sacco di tempo, buonissima. Ok, gente, sono arrivato a casa finalmente dopo mezz'ora. Salgo su in casa, converto i video del vlog. Ah, e vi faccio anche vedere che cosa ho vinto alla biciclettata. Si vede che sto sudando. Togliamo anche gli occhiali. Sì, si vede che sto sudando. Madonna. Mi metto davanti alla finestra, così vedete che cosa ho vinto. Un phone da 2000 watt. Super professionale, c'è scritto. E ci voleva, perché il nostro phone lo volevamo cambiare già da un bel po' di tempo. Il nostro phone è da tipo 1500 watt, questo ne ha da 2000, cazzo. Ci sta di brutto. Ora vado a mangiare, mi lavo un po' la faccia e il corpo sotto la doccia, perché dopo ci troviamo con Steca. E se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!
Sì, un phon con sto caldo non l'avrei mai comprato, però l'ho vinto. Le cose gratis vinte sono sempre più belle.